Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Jazz Nerd. Io sono... Perché? 2017? E siamo sempre nella solita... Basta! Ma ti servono i pezzi? No, mi servono i pezzi. Dai. Dai, fai così. Sei pronta? Sì. Vai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Jazz Nerd. Io sono il Mike e lei è Deborah. Sì. Sì, non saluta neanche. Dobbiamo scusarci innanzitutto perché sono tipo 3 settimane che non registriamo niente, non pubblichiamo niente, non carichiamo niente. Non facciamo nulla. Non facciamo perché? Nulla, perché? Perché? Perché è stato Natale, Santo Stefano, la Befana. Quanto abbiamo mangiato? Abbiamo mangiato tanto, sì esatto, ci siamo un po' passati oltre le feste. Antichi. E poi siamo anche andati a vedere un bellissimo film al cinema, però giusto? Bello, motivo per cui siamo qui oggi, vogliamo fare una piccola video recensione, no spoiler. Ci proviamo, sì dai, qualcosa. No spoiler, quindi non cerchiamo di non anticipare nulla, magari. Devo contenere. Qualcosina che magari si è già visto nel trailer, così da non anticipare non nulla. Non ho visto il trailer. Di cosa parliamo? Sai almeno il film? Non farmi dire il titolo. È Passenger, di con Chris Pratt e... Figo. Lui. Sì. Lei no? Jennifer Lawrence, quindi l'attrice che ha recitato, famosa per la saga di... Quello del fuoco, sì, Hunger Game. Allora, ti è piaciuto il film innanzitutto? Sì, e ti dirò che lei mi sta proprio sulle... Non mi sta particolarmente puoi dirlo, simpatica. Puoi dirlo, palle, perché il non mi sta particolarmente simpatica, però questo film mi è piaciuta. Sì, ti è piaciuta? Sì, è piaciuta. In realtà il film è stato stroncatissimo dalla critica, motivo per cui ne volevo parlare un attimo. Volevo fare anche una recensione sul portale, però non lo so, ci hanno avuto tanto da scrivere questi giorni. A me è piaciuto, non me ne frega niente di quello che dicono. Hanno dato tutti quanti 3, 4, 5. No, in realtà il film è bello, mi è piaciuto, giusto? Ma sì, ma sai perché? Perché? Perché tutti si aspettano un film... fantascientifico. Beh, è un film di fantascienza, è una storia d'amore all'interno di un film di fantascienza. È più una storia d'amore che un film di fantascienza. Sì, è più una storia d'amore, però comunque il contorno è bello. Diciamo che è più bello il contorno della storia d'amore in sé, che comunque è abbastanza credibile, cioè alla fine sono gli unici due esseri umani sulla strada, quindi è abbastanza credibile, no? Cioè vuol dire quello. Innanzitutto non è vero che erano gli unici due. Sì, vabbè, c'era un androide, quindi cose non ne può fare. E l'altro... si vede nel trailer, quindi non stiamo spoilerando nulla. Arriva poi la particina giusto misera e quindi non fa niente, giusto? Però spettacolo. Mentre Chris Pratt invece ti è piaciuto. Aspetta, chi è? Sono due gli attori. Di maschio o femmina? non posso neanche dire il nome. Il maschio, okay. Il maschio sì, figo. Il maschio sì, figo. Sì, ti è piaciuto. Figo. Cosa non ti è piaciuto sempre. Invece? Non mi è piaciuto. Cosa non mi è piaciuto? Aspetta, no, ci devo pensare. Ok, mentre tu ci pensi. Ok, sì. Non parlo mai. Cosa non mi è piaciuto? Cioè, non c'è niente che non mi è piaciuto. Non c'è niente che non ti è piaciuto? No, ma anche a me in realtà. No, perché non c'è nessuna parte di ansia. Non ci sono. Tranne quando si sta affogando nella piscina, che si vede nel trailer. Sì, quello, paura dell'acqua fresca. Muoio. Ok. E no, non è piaciuto. La critica, stavo dicendo, ha dato 2, 4, 5 voti veramente pessimi. In realtà su IMDb, che tu sai cos'è? No. È il sito quello un pochettino più famoso sul mondo del cinema. Mm-hmm. Gli utenti hanno invece dato un voto positivo, quindi critica stroncato, mentre il pubblico invece è piaciuto. Non capisci niente. Noi che siamo critici, siamo critica o pubblico noi? Siamo pubblico. Siamo pubblico. Io sono pubblico. Siamo sia critica che pubblico. Tu sei critica magari. Ok, e quindi a noi invece è piaciuto, il film è piaciuto, non vedrete la recensione perché non ci vuole di stare lì a scriverla, ho tante altre cose da scrivere arretrate dalle festività, però a noi il film è piaciuto, quindi se volete andare a vederlo, andate a vederlo, giusto? Sì. Cosa consiglieresti? Ma non c'è più il cinema. Come non c'è più il cinema? No. Sì, ho controllato 5 minuti fa. Io non l'ho visto. Sì, c'è ancora il cinema, quindi andate a vederlo. Magari non ci sarà nel momento in cui verrà caricato il video, perché se andiamo avanti con questo passo... Beh, lo compreranno in Blu-ray. Ah, giusto, c'è la Steelbook in Blu-ray, invece ho fatto l'articolo di quella. È fighissima, andate a vederla, con l'astronave. Sì? Sì, c'è sull'astronave, bella, fatta cioè, mi piacciono le Steelbook. Difficilmente non mi piacciono le Steelbook, quindi... Lo sappiamo. Sono un po' di parte. Però, figa, sì, effettivamente è molto bella, andate a guardarvi l'articolo, a reperire la Steelbook. Sì. Che bella. Basta, diciamo che abbiamo già chiuso un video. Finito? Così veloce, sì, una cosa veloce giusto per caricare qualche cosa. In realtà abbiamo un paio di cosucce da fare insieme. Abbiamo una loot crate in arretrato, anzi due loot crate in arretrato. Ok, mi e poi sono arrivate delle steelbook. Bene. E quelle le carichiamo
subito, facciamo un video già oggi magari veloce. Vediamo se ci voglia. Ok, noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Vai, la valletta dovrebbe dire mettete mi piace. Mettete mi piace. Condividete. Iscrivetevi al canale. Condividete. Yes. E basta. E commentate. Commentate, no. Che cosa commentate? Che boh. Sì, il film è stato bello, no, il film è stato brutto. Commento che non riesce a distinguere molto. Magari è stato bello, se è stato bello o brutto anche per voi. Ah sì, giusto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, scusa, mi interessa. Diteci i vostri commenti. Ma ti interessa? Sì, mi interessa quello che pensano loro. Loro. Li conosci anche per nome. Sì. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.